Seconda di ritorno al comunale di Nereto, arriva il Capistrello, terza forza del campionato. Si inizia con un bellissimo gesto della tifoseria degli irriducibili del Nereto, che dopo le vicende del rinvio della partita di andata a seguito della prematura scomparsa della sorella e della nipote del DS rovetano Palleschi, instaurano un gemellaggio con il Capistrello. Pronti via Nereto in vantaggio al quinto minuto, calcio d'angolo battuto da Calderaro, spizzata di Sorci sul primo palo, arriva come un falco Lazzarini e il Nereto la sblocca. Occasionissima al nono ancora per i padroni di casa, gran palla di Calderaro per Florimbi, Gentileschi ci mette una pezza, si fa vedere la squadra di Iodice al quarto d'ora con due tentativi di Deramo e di Francesco Antonio, entrambi respinti rispettivamente da Antonacci e di Giuseppe. Ispiratissimo Calderaro mette davanti alla porta Antonacci, Gentileschi gli dice ancora una volta no e poi impedisce a Lazzarini, tap-in vincente, tante occasioni sciupate da un ottimo Nereto nel primo tempo. Un destro di Aquino prova a suonare la carica, inizio ripresa per il Capistrello, proteste rovetane anche su questo contatto, Tarquini, Franchi, Faccini di Parma, lascia proseguire, spettacolare l'azione di Antonacci al quarto d'ora, fa tutto benissimo, mette un pallone col contagini sul sinistro di Lazzarini, Gentileschi oggi in giornata di grazia. Aquino il migliore del Capistrello, l'ultimo ad arrendersi, entra nel Nereto di Eleuterio, subito la sua potenza si fa notare, a farne le spese di Gioacchino, Faccini non ha dubbi, rosso diretto per lui, il Nereto la chiude tre minuti dopo, gran palla riconquistata da Florimbi che lancia sul filo del fuorigioco il solito Lazzarini, il Nereto ha trovato il suo bomber, doppietta per l'ex Martinsicuro e Nereto in visibilio. C'è tempo per un'altra segnatura nell'ultimo dei minuti di recupero dopo una bellissima azione di Eleuterio, la solita parata di Gentileschi. Franchi anticipa capocasa per il più classico degli autogol. Si chiude con i calciatori provetani sotto la tribuna assieme ai neretesi a suggellare il gemellaggio tra le due società. Ascoltiamoci ora Mister Iodice, il DS Crementoni. Non ho parole perché ogni domenica ne vedo sempre più belle, quindi io credo che questo che ha fatto oggi questo signore che viene da Parma, presunto arbitro, credo che sia del clamoroso. Una partita tranquilla, non c'è stato un fallo cattivo, due espulsioni, io sono stato allontanato dalla panchina, che stavo di spalle, non so neanche cosa è successo, viene in panchina e ti manda fuori, ha mandato fuori il direttore nostro senza il motivo perché, ha ammonito il capitano nostro, non sa il motivo perché, quindi tutte decisioni cervellotiche, quindi non lo so, quindi già ancora si facesse un esame di coscienza e non è che si deve lavare le mani perché manda l'arbitro da fuori, quindi questa è una cosa che va da qualche domenica a sta parte e tutte le domeniche così, quindi adesso basta, io per carità la sconfitta ci sta, Nereto ha meritato tutto quello che vuoi, però poi perdere dei giocatori in quel modo e io essere stato espulso dalla panchina senza aver detto mezza parola mi rode perché non può essere. No, siamo contenti, abbiamo fatto una grossissima partita e con il giusto atteggiamento e sinceramente penso che il risultato, la vittoria sia meritata e siamo contenti perché dopo qualche settimana di difficoltà per via anche del mercato insomma abbiamo ritrovato il bandolo della matassa e questa squadra ha dimostrato una volta di più che può giocarsela davvero con tutto in questo campionato. E dall'inizio dell'anno che sapevamo che i tifosi potevano essere la nostra arma in più. E, è bello, io da neretese sono anche orgoglioso di quello che accade ogni domenica qui allo stadio perché davvero danno un'immagine anche del paese che è molto molto bella. Quindi diciamo che non potevamo chiedere, come hai detto tu, di meglio per queste vacanze natalizie.